e siamo felici, onorati di averla spesso con noi in questa regione, ma soprattutto di averla a fianco per sostenere Antonella Fanciulli. Per le belle parole, ma soprattutto grazie per il lavoro che state facendo e grazie per l'impegno che state assumendo. Io e Antonella, con Lella, abbiamo avuto modo di chiacchierare in questa stessa sala qualche mese fa e poi abbiamo continuato la nostra conversazione finita l'iniziativa e parlavamo come tre donne appassionate che amano la politica, perché la politica non si occupa di se stessa, la politica si occupa degli altri, la politica affronta i problemi delle persone, la politica non può essere assecondare la rabbia, assecondare i sentimenti negativi, la politica, per essere con la P maiuscola, deve essere autorevole, deve essere forte, deve essere coraggiosa, deve essere capace di fare delle scelte, di motivare, ma di battersi per le proprie idee. Io credo che Antonella ha queste caratteristiche e il fatto che voi avete scelto di chiamare la lista Spezia Riformista è una cosa che mi piace ancora di più. E per questo sono contenta di stare qui stasera con voi, di fare gli auguri a due persone, una che io conosco da tanto tempo, Gianluca da tanto tempo, ma Federica abbiamo una frequentazione di lunga data, loro sapranno portare avanti insieme ad Antonella, ma credo a tutti voi, una battaglia che è una battaglia anche di coraggio. Cioè oggi mettersi in campo per il governo di una comunità locale facendo una scelta così netta, no al populismo e no al sovranismo, che non sono slogan, non sono parole vuote, sono cose concrete, significa fare la scelta del buon governo, significa fare la scelta di chi assume la cultura politica del fare bene, e del fare nell'interesse della collettività. Non sempre così è accaduto, perché se noi oggi parliamo di ritardi è perché la politica non è stata sempre in grado di scegliere e di scegliere per il meglio. Prima di venire qui con Lella siamo stati all'autorità del sistema portuale a presentare il progetto per la Portremolese. Dicevo qualche mese fa, quando sono venuta ed era quel progetto su un binario morto, appena successivi, ma di fatto, come dire, erano solo parole. Se quel progetto così importante, così strategico, non solo per quest'area, ma per tutto il territorio, per il sistema paese, perché così noi dobbiamo imparare a ragionare, era su un binario morto e oggi mi parte, perché ci sono delle persone che hanno creduto, che hanno fatto una battaglia, che hanno scelto, e una politica che ha detto sì e no, ha scelto che cosa era più utile fare subito e che cosa invece poteva venire un momento dopo. Questo è il coraggio quando ci si candida per assumere ruoli di rappresentanza e di governo. Quindi c'è bisogno di riformismo, semplicemente questo. Voi lo dite già nel nome della lista e credo che con le figure che andrete a scegliere, alcune caratteristiche le diceva già Lella nel suo intervento, credo che noi saremo in grado di parlare bene a questa città, di intervenire sui tanti ritardi che si sono accumulati, di misurarci a viso aperto con una politica che si è piegata, poi ci si può definire come si vuole, perché tanto l'autodefinizione è come l'autocertificato, metti quello che vuoi. Poi ci sono però quelli che devono controllare e sono i cittadini quelli che devono controllare. Uno si dice di centrosinistra, ma centrosinistra
dovrebbe rappresentare la cultura dello sviluppo, del lavoro, del fare, del costruire, del creare le condizioni perché i giovani non debbano, una volta che hanno fatto il loro percorso formativo, andare via non perché scelgono di andare a fare un'altra esperienza, semplicemente perché non hanno un'altra opportunità. Questo è il centro-sinistra. Un centro-sinistra che invece ha trazione populista di chi si candida a dire solo no, non è centro-sinistra, è un'altra cosa. È una formazione, un gruppo, una coalizione che semplicemente decide di continuare con percorsi che hanno prodotto troppi danni a questo paese. La cultura del no porta esattamente verso il contrario di quello che serve. Noi abbiamo bisogno di infrastrutturare il paese, non di chi fa i corsi per bloccare le infrastrutture. Noi abbiamo bisogno di una comunità, voi avete bisogno. Io l'ho imparato soprattutto venendo qui, e venendo qui con una certa assiduità. Certo, il turismo è una cosa meravigliosa, purtroppo abbiamo alle spalle 2 anni che hanno dato un colpo pesantissimo, dobbiamo ripartire, rilanciare il turismo, ma voi avete una grande ricchezza che tante altre realtà non hanno. Voi avete uno sviluppo che non è monoculturale e questo è un elemento di grande forza. Però bisogna sapere che per fare questo le opere portuali si devono realizzare. Bisogna sapere che il porto è un elemento di grande ricchezza e che va utilizzato fino in fondo, rafforzato, va infrastrutturato ulteriormente, vanno create le condizioni perché la mobilità delle merci e delle persone sia sempre più veloce e sia rispettosa della sostenibilità non solo ambientale ma anche della sostenibilità economica di chi viene ad investire. E allora noi non possiamo pensare che una comunità può essere rilanciata solo perché si parla di turismo, spesso talvolta anche in astratto. Noi dobbiamo puntare qui a rafforzare il turismo, ma a rafforzare l'industria, e qui c'è un'industria che è degna di rispetto non solo a livello territoriale, a livello nazionale. Bisogna rilanciare l'agroalimentare, cioè questa città, quest'area, anche questa città, sull'agroalimentare hanno tanto da dire, ma se non hai una visione tu deprimi queste opportunità. E allora serve un sindaco che abbia la concretezza del fare, della autorevolezza della scelta, ma che abbia anche la visione di che cosa deve essere questa città nei prossimi anni, di che cosa deve essere questa città non solo sul versante dello sviluppo, ma anche di che cosa deve essere questa città sul versante dell'attenzione al sociale. Io non sono cittadina di Spezia, quindi mi astengo dal fare critiche, dal dare giudizi su chi ha svolto il ruolo istituzionale. Però una cosa la voglio dire: noi abbiamo alle spalle anni pesantissimi e anche anni di difficoltà nel reperire finanziamenti, nell'avere disponibilità finanziarie per affrontare criticità del territorio, criticità delle varie comunità. C'è un progetto che cuba, si dice con un brutto termine, che investe 2 miliardi e 800 milioni di euro a livello nazionale. Si chiama il progetto Pinqua, la qualità dell'abitare, che significa poter ricucire centro e periferia, che significa ricostruire, rigenerare il territorio urbano. Sono stati presentati tanti progetti importanti, sono fatto addirittura un'iniziativa a Roma poche settimane fa per presentare i migliori progetti. Città importanti hanno partecipato, ma anche città di minore dimensione, con progetti
davvero di eccellenza. Spezia non ha presentato nessun progetto, quindi dirà qualche cosa se si ha fatto il conto. È qualità dell'attenzione che hai alle persone giovani e alle persone meno giovani. E se tu non vai a cogliere l'opportunità di quei finanziamenti, è evidente che, come dire, non sei proprio nella condizione di dire che hai portato un grande risultato. Io non la voglio fare molto lunga, dico che un sindaco, una sindaca, come io mi auguro possa realizzarsi nella vostra città, deve avere attenzione allo sviluppo, deve avere visione, deve sapere che i propri cittadini, se vogliono lavorare, devono poter trovare il lavoro. Il sindaco, guardate, non crea il lavoro, però dalla progettazione che mette in campo dici quanto sei attrattivo o meno per portare investimenti che possono creare opportunità di lavoro. È una cosa semplicissima, basta soltanto avere la voglia di misurarsi con passione sul versante della realizzazione delle cose che effettivamente poi si vanno a dire alle persone. Un sindaco sicuramente deve avere attenzione al sociale, e in questa situazione richiamavo prima le difficoltà che noi abbiamo, 2 anni di Covid che hanno creato un disastro dal punto di vista economico, ma hanno creato un disastro dal punto di vista dell'impatto sociale. Noi non siamo usciti come eravamo entrati prima del Covid e dopo Covid. Noi siamo usciti impoveriti non solo dal punto di vista economico, ed è qualcosa che va affrontato con grande serietà e rigore. E possono farlo gli amministratori locali che hanno a cuore il bene dei propri cittadini. Perché vedete, dal Covid, adesso ulteriormente aggravato dalla brutta guerra, le guerre sono tutte brutte, questa è una guerra drammatica, quella che ha scatenato Putin contro il popolo ucraino. E chi non sa scegliere se stare da una parte o dall'altra non dovrebbe avere proprio titolarità neanche. Questi luoghi sanno che cos'è stata la resistenza e sanno che cos'è stato il coraggio di ragazzi, a volte ancora bambini, prendere le armi e andare a combattere per la libertà. E chi oggi si mette in quella condizione imbarazzante per dire che non sa scegliere se stare da una parte o dall'altra non è degno di svolgere una funzione pubblica. Io lo dico con molta franchezza. Se c'è un invasore, noi stiamo dall'altra parte. Non mi interessano le idee che ha quello che sta dall'altra parte. Può avere anche posizioni politiche totalmente contrastanti con le mie. Ma se è invaso, noi dobbiamo stare lì a difenderli, a dargli gli strumenti per difendersi. E poi la democrazia del popolo dirà chi è che ha il diritto di governare. Ma noi dobbiamo avere una scelta chiara. E allora vogliamo dire che si può definire di centrosinistra una coalizione che considera strategica l'alleanza con chi ha firmato i decreti sicurezza? No, guardiamoci in faccia. Io lo voglio chiedere a qualche autorevole rappresentante istituzionale di questo territorio. Ma davvero, davvero, potete venire a dire a noi che le battaglie le abbiamo fatte fino in fondo, che siete del centro-sinistra e siete alleati con chi ha firmato quei decreti che dicevano che bisognava andare a sparare su chi veniva da un'altra parte del mondo? Rispetto alle persone che arrivano dall'Ucraina abbiamo grande attenzione, facciamo bene,
ma c'è qualcuno che fa riferimento alla cultura riformista, che la battaglia per riconoscere i diritti di quelle persone l'ha fatta già prima, perché noi siamo quelli che hanno fatto la battaglia per la regolarizzazione degli immigrati e delle padane, che non vengono in quella parte del mondo, e siamo stati soli, siamo stati accusati, siamo stati combattuti, siamo stati insultati, perché parlavamo degli ultimi della terra. E allora non ci venga a dare a noi lezioni di che cos'è di sinistra. Noi lo sappiamo che cos'è di sinistra, e sappiamo che la sinistra è l'impianto riformista di un programma e di idee che si portano avanti, e questa è la battaglia che vogliamo fare. La battaglia che vogliamo fare è quella di avere un sindaco, una sindaca, un'amministrazione che sa che il welfare va ricostruito, perché ci sono solitudini, perché i nostri figli, i nostri nipoti sono soli, e sono molto più soli di quanto lo erano prima del Covid. Ha segnato proprio l'approccio dei ragazzi, delle ragazze, delle ragazze. Il fatto di stare chiusi in casa, di non avere possibilità di contatto, li ha segnati, ma sono stati segnati i nostri anziani. Provate ad immaginare chi già aveva difficoltà ad uscire, che è stato per 2 anni chiuso senza poter ricevere la visita di una persona cara, senza poter avere quel minimo di socialità consegnato al rapporto tra sé e il televisore. Quanta devastazione è stata seminata in questi 2 anni, e quanto sforzo dovrai fare da sindaca per andare a programmare quei servizi sociali che devono aiutare queste persone a sentirsi meno sole. Il compito che ha oggi la politica è quello di avere visione sullo sviluppo, di avere visione sulla progettazione e sulla costruzione di un nuovo welfare, perché queste solitudini ci portano ad essere sempre di più una società triste, e noi non dobbiamo assecondare questo. E la guerra purtroppo sta dando un contributo ancora peggiore. Quindi la sfida che noi abbiamo dinanzi è di grande portata. Combattere oggi per conquistare il governo di una città significa dare un contributo al miglioramento della condizione complessiva del nostro paese e delle nostre comunità. Noi abbiamo tifato perché in Francia vincesse Macron. Non eravamo francesi, non siamo francesi, ma noi sapevamo che anche avendo magari delle differenze bisognava stare con chi ha un'idea inclusiva della società, con chi ha un'idea di riformista del governo delle comunità, e così è adesso. E allora quelli che pensano di non venire perché non siamo molto di sinistra, dico, le analisi del sangue facciamoli nei centri dove si va, perché bisogna fare una cosa. Poi facciamo l'analisi dei programmi, e facciamo un'analisi anche della coerenza delle persone che si mettono in campo, perché la storia di ognuno di noi dice tanto, perché se non vale la storia ci consegniamo al gossip, e allora siamo fuori dalla politica, e io credo che siamo fuori anche dai rapporti civili. Noi dobbiamo parlare con la nostra storia, dobbiamo parlare con i nostri programmi, dobbiamo parlare con gli impegni che assumiamo, che mettiamo nelle cose che scriviamo, e dobbiamo farlo insieme. Io ho già detto a Lella che sono impegnata a ritornare qui prima della chiusura della campagna elettorale, se voglio dire. Ma questa campagna non la vinciamo io, Lella, che so che si spenderà più che se fosse candidata lei stessa, Antonella, che farà un grandissimo lavoro. Adesso dobbiamo davvero noi funzionare come squadra. Da stasera siamo tutti in campo, perché dobbiamo andare a parlare
a motivare, ad argomentare, a far conoscere le nostre proposte, perché gli altri cercheranno di fare una campagna per attaccarci, per dire chi ci metterà da una parte, chi ci metterà, quelli che assegnano i posti a tavola. Noi non ce li facciamo assegnare i posti a tavola, noi andiamo a parlare, bussiamo alle case, gli chiediamo se ci possiamo prendere un caffè insieme, ci sediamo e parliamo, non l'ultima settimana, quando si fa tutto di corsa. Dobbiamo farlo da adesso perché abbiamo le idee chiare, sappiamo dove vogliamo andare, che cosa vogliamo costruire per questa città, dobbiamo adesso andarlo a fare conoscere a tutti i cittadini e alle cittadine. E io sono convinta che noi, dopo il voto degli uomini e delle donne di questa comunità, potremo guardare con grande soddisfazione al risultato e potremo guardare con grande interesse all'ampliamento e alla costruzione della cultura riformista che parte anche da qui.